Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera sempre ancora zucchine. Zucchine! Inquadra, ti prego, inquadra. Inquadra. No, dico, ne vogliamo parlare? Ecco, le abbiamo raccolte ieri, quelle non c'erano. Da dove sono uscite fuori, santi Dio? Abbiamo qualcuno che di notte secondo me sì. Mannaggia, comunque, vabbè, è tutto ben di Dio, per carità. Cominceremo a regalarle o a venderle, non so, vabbè. Allora, no, prima parlavi di un dolce di zucchina. Ma per carità di Dio, ma come faccio a fare il dolce? Tirami su le zucchine. No, presto farò gli spaghetti di zucchina. È una ricetta vegana che sono sicura che piacerà tantissimo. Secondo me noi abbiamo un amico del gruppo, Rapanello. Sicuramente. Che sicuramente qualche ricetta gliela devo chiedere. Allora, ho fatto le fettine di zucchine, come vedete. Adesso le passo prima nella farina, poi nell'uovo che andrò a sbattere. Farina, diciamo, sono circa 3 etti. Le uova sono 6, anche se 2 sono rotte. Ma hai detto che la ricetta, hai detto? Certo, parmigiana di zucchine. Buono, non lo so se è buono, non l'ho mai assaggiata, credo. Allora, metto una bella presa di sale. Poi ho già affettato della mozzarella. E qui ho del grana. Ho fatto il sugo, è già pronto. Come l'hai fatto il sugo? Semplicissimo, con un filo d'olio, un po' di sale e pomodoro. E poi praticamente l'iter è lo stesso della parmigiana di melanzane. Sì, però mentre nel sugo della parmigiana di melanzane ho messo il basilico e la cipolla, qui non l'ho messo perché la zucchina è molto più delicata come sapore. Quindi per non coprire il sapore della zucchina ho fatto un sugo semplicissimo senza nulla. Ok, allora adesso io andrò a accendere l'olio. Ecco, l'ho acceso. Voilà. E faccio questo. Guarda che sventole. Eh sì, e poi queste sono piccole, perché là ce ne stanno alcune. Scusate, sì. Perché io allungo il braccino. E beh, capito come? E poi quella che abbiamo fatto a Scapece, che era così, così. Lo so, così, così. Allora dicevo, la passo nella farina 00 semplicissima, la passo poi nell'uovo, dopodiché la metto a friggere, esattamente come si fa per le melanzane alla parmigiana, quindi non sto a farvi vedere adesso tutta la panatura eccetera eccetera e neanche la frittura, ci vediamo direttamente a zucchine fritte. Eccoci, siamo pronti, questo è il sugo. E adesso cominciamo ad operare. E adesso cominciamo a stratificare. Allora, mentre A Tavola con Silvia stratifica, voi mettete mi piace a questo video e iscrivetevi, andate su Facebook, iscrivetevi a tavolaconsilvia.it, la nostra pagina, e il gruppo, mi raccomando, iscrivetevi al gruppo, è divertente, è carino, vedete tutte le ricette. Anche delle altre persone. Potete mettere le vostre, spiare le ricette degli altri. Il gruppo si chiama Tutti a Tavola con Silvia. Oppure chiedete l'amicizia a Silvia Santelli. Così ci facciamo tanti nuovi amici. Esatto. E ci possiamo scambiare le ricette. Certo. Allora, il primo strato è andato a tavola. Sì, a tavola. Cioè io ormai sono a tavola. A tavola. Okay, con Silvia il cognome, no? Certo. Ah, non è così? No. Oddio. Mettiamo un pochino di mozzarella, non tantissima. Ecco, un altro pezzettino qua che non l'abbiamo messa. Io non credo di averla mai mangiata la parmigiana. No, molto buona. Quella di melanzane è ottima. Un pochino di parmigiano, giusto una spolverata. E poi proseguiamo così con un pochino di pomodoro. Così via. Noi stiamo con le finestre aperte perché è cominciato ad arrivare il caldo. Eh sì, abbastanza. Adesso sto friggendo le altre che aggiungerò. Gli altri 6 kg. Gli altri 6 kg, esattamente.
facciamo lo stesso. Amici, mi date un consiglio? Ci date un consiglio come fare le zucchine? Perché a me è venuto in mente tipo un pesto di zucchine. Alla scapece l'abbiamo già fatta, abbiamo fatto la videoricetta, la parmigiana la stiamo facendo adesso. Con la pasta l'abbiamo fatta quasi in tutte le salse, non so che cosa manca, ma manca solo panna e zucchine. No, panna e zucchine no, dai. No. Ok, continuiamo così fino alla fine e riempiamo tutta quanta la teglia. Ci vediamo teglia dopo. Piena. Ciao. Eccola qua, è pronta, adesso la inforniamo a 190-200 gradi per circa 30 minuti. A dopo. Ciao. Chi parla? Tu. Io. Sicuro? Eccola qua, la nostra parmigiana di zucchine. È bellissima. Sì, devo dire che è venuta proprio bene. Ho assaggiato prima una zucchina fritta ed era spettacolare. Sì, perché sono molto dolci le zucchine nel nostro orto, anche quelle molto grandi, è vero. E quindi niente, ci rivediamo più tardi per l'impiattamento. Eh sì, così quando mangiamo vediamo com'è fatta dentro, perché... Sì, è certo. E allora, a più tardi. A più tardi. Allora. Rieccoci qui. Ora vediamo com'è venuta dentro. Perché anche questo è molto importante. Direi proprio di sì. Scusate sempre i coltelli che non tagliano, perché purtroppo... La mia fobia la fa da padrona. È fobica, a tavola è fobica. Sì, ho paura dei coltelli affilati e non ce posso fare nulla. All'occhio è perfetta, bisogna vedere poi. Eccola qui. Al palato. Voilà. Direi che ci siamo, veramente, veramente bene. Sì, ci siamo, ci è siamo. È dell'altezza giusta. Sì. Forse qui. Ok, ora si vede meglio. È perfetta. E che dire, amici miei, ora ci tocca. Sono il testimonial. E provate a farla anche voi e soprattutto dateci qualche ricetta da fare con le zucchine, perché qui siamo sommersi. Ieri ne abbiamo presi 5 kg e anche oggi saremo su... Penso che altri 4 kg tranquillamente. E niente, buon appetito e alla prossima ricetta. Ciao! Ciao a tutti!